Io credo che il ministro ha dato dimostrazione di una grande sensibilità verso i problemi della giustizia e verso il problema in particolare del territorio cilentano. Questo comporterà poi delle conseguenze pratiche. Speriamo di sì, perché la prima cosa è che la giustizia ha bisogno di una iniezione di forze, ci vogliono nuove forze per poter organizzare l'ufficio giudiziario. Ma il fatto che il ministro comunque abbia voluto in qualche modo avere conoscenza anche della struttura, cioè del luogo dove si celebrano le udienze, dove si nascono i procedimenti, e anche questo voglio dire ha la sua importanza, perché nel ricordo il ministro rimarrà che cosa? Una struttura che è efficientissima, che è nuova, che è capace di, come dire, di consentire all'amministrazione della giustizia in modo, io direi, da tribunale svizzero, e perdere tutto questo sarebbe veramente un peccato. E quindi cosa si aspetta da questo incontro per tutte le problematiche che ci sono state sia qui a Vallo, ma soprattutto tipo a Sala Consilina? Cosa si aspetta da questo incontro? Questo incontro riguarda specificamente il settore civile e quindi la lentezza della risposta che si dà al settore civile. Questo io non è un settore che mi tocca, però voglio dire, posso dire che certamente dipende dal fatto che le energie, le forze messe a disposizione del civile sono poche, le controversie richiedono una maggiore presenza di personale, e probabilmente con la presenza del ministro può essere un buon auspicio perché questo si realizzi. Grazie mille. Prego. Arrivederci.